credo di essere solo. È tutto così strano. Oh! Siete sbirri per caso? Sono le 22.45 e tra circa 3 ore chiuderà il bowling e il mio obiettivo sarà quello di nascondermi per rimanere dentro tutta la notte sperando di non essere beccato dalla security. Sarà rischioso? Sì. Mi saliranno mille ansie a stare dentro da solo? Probabilmente sì, ma noi ci proveremo. In teoria chiude alle 2, lo stanno già chiudendo. Stanno iniziando a spegnere delle macchine. Io ero lì che stavo giocando beato, non ho visto il tempo scorrere. Laggiù c'è ancora qualcuno, però ho capito, grandi linee, dove potermi nascondere. In teoria qua sotto. Allora farà anche una skill, secondo loro le stanno spegnendo le macchine. Tipo se io premo, no, si spegne. Così non vedo nessuno, tipo questa, faccio così, spenta. Questa qua passa sempre io. La spengo. Tutto spento, non dovrebbe passare nessuno se sono già spente, in teoria. In pratica non lo so. Là c'è una rete. Vado di diretto, faccio un attimo. Come vedete l'1.22 l'ho già sentito. Ciao, grazie, stiamo chiudendo? Non so, mi sta calpelo, raga. Io avevo contato le 2 di notte, quindi fino a 5 minuti fa stavo giocando tranquillamente a Mario Kart. Io sento ancora rumori al bowling, però qua la sala giochi hanno spento praticamente tutto. Quindi ho il bowling che chiude le 2, la sala giochi chiude prima, non lo so. Ho la torcia al minimo, ma non dovrebbe vedersi perché davanti è chiuso qua. Provo a mettere la visione notturna, almeno abbasso la luce. Ho messo la visione notturna, almeno il flash al minimo. Che cazzo? Ma fa rumorissimo. L'1.34 e non sento più un secondo rumore. Ho quasi finito la lattina e mi sto pure fisciando addosso. Perché l'idea era di andare al bagno verso l'1.45. Non pensavo di vedere una chiusura anticipata. Farvi capire la visione notturna, quello che filmo con l'iPhone è il display della videocamera, il resto è così. Non si vede niente, non si vede assolutamente niente, anche se ma come cazzo esco di qua? Allora, che cazzo è? Ok. Però c'è il basket, se la tolgo non si vede niente. Se lo faccio arriva la polizia. Non è un buon inizio. È tutto così strano. Ti giuro che io così ad occhio nudo non vedo niente. Vedo tutto nero. Vedo solo attraverso il visore notturno. Per dirvi, metto a registrare con l'iPhone adesso. Quello che sto vedendo con l'iPhone. Niente, vedo solo quella luce sopra. E basta. Non vedo assolutamente niente. Io immaginavo di giocare ancora a Mario Kart questa notte, ma evidentemente no. Io comunque non so se posso parlare adesso, credo di essere solo. Qua posso anche disattivarlo, in teoria. E da qua mi sa che posso usare l'altra videocamera. A parte che mi sono appena spaventato perché ho visto una persona, ma ero io riflesso. Ciao, che mi riflesso. Non sembra esserci nessuno, è tutto chiuso. Questo è il bowling. Strano forte. Che culo, qualcuno non ha buttato l'oran soda. Cioè, i passi rimbombano. Perché sento rumori strani ancora? Che cazzo è? Se c'è qualcuno che mi venga ad arrestare. Sono dentro. Buono, posso andare a pisciare adesso.
Questa è la pista di pattinaggio. Età compresa tra i 4 e i 12 anni. Posso salire lo stesso qui dopo? Itacia consente? Grazie! Trampolini. Ormai sono vecchietto per queste cose. Attenzione, palla in arrivo. Ah, è rinfrescato un po'. Mi sa che peso troppo per questo. Sono il fottuto re. Perché sono già marcio? Ora mi sparo il pattinaggio, ma comunque non voglio fare casino, perché se si sente rumore da fuori di pomeriggio, figuriamoci di sera, che sono solo io, sicuramente qualcuno da fuori sente. Meglio evitare. C'è un container. Ok, direi che con il ballo sul ghiaccio non vado molto d'accordo, eh. Forse è meglio smetterlo. Ora in molti vi starete chiedendo: Kevin, ma non hai paura della polizia, della NASA, della security, degli alieni, qualsiasi cosa possa arrivare a fermarti? La risposta è no, perché qui intorno ci sono solo palazzi, quindi magari da una finestrella o altro qualcuno può vedermi, può sentire dei rumori, può chiamare qualcuno. L'unica cosa è che questo video non è illegale, perché rimanere tutta la notte in un posto è vietato. Ma cosa ho fatto? Mi sono messo d'accordo con il proprietario della struttura per fare questo video. Ma attenzione, questo non è assolutamente un video fake. Questo perché il proprietario del King Family di Torino mi ha dato l'autorizzazione a fare questo video, ma non ha detto niente a nessuno per far sì che questo video fosse real. E quindi come avremmo fatto? Io, il mio obiettivo qual era? Quello di trovare un posto dove nascondermi, rimanere lì senza farmi vedere da nessuno, quindi né dagli ospiti né da chi lavora qui dentro, e rimanere fino alla chiusura, per poi avere carta bianca e fare quello che volevo. Perché vedo le ombre. L'unico obiettivo era quello di non farmi beccare da nessuno. Qualora fossi stato beccato, avremmo riprovato a fare questo video magari tra una o due settimane. E comunque secondo me la mossa vincente è stata quella di staccare le prese del basket, perché lì non è venuto nessuno. Quello che faceva questo rumore era quello delle granite. Io che pensavo stessero uccidendo qualcuno. Sono molto deluso, signori, ero convinto di poter fare qualche tiro a bowling. Il problema è che quando chiudono tutto, io pensavo, boh, i birilli rimangono, sono lì, vanno via. In realtà non ci sono. E non è giusto, secondo me, perché se uno rimane di notte come ho fatto io, un tiro vorrebbe farselo. E me lo farò comunque. Ero convintissimo che una volta chiuso dentro il bowling ci sarebbe stata un'esperienza incredibile. In realtà no. Se fai casino fuori, tutti praticamente possono sentire. Tutto dentro è spento, si sente ogni rumore. Ed è fottutamente noioso. Stavo pensando che cos'altro fare, ma sono molto limitato, perché per giocare a carambola bisogna prendere le palline là. Il problema è che le palline là sono comandate, credo, dal computer. Il problema è che, a quanto so, se entri lì dentro scatta l'allarme, perché lì, piano del casino, è un'altra stanza che non mi ricordo quale, se entri fa suonare tutto. E niente, raga, mi stanno girando le palle. Vi starete chiedendo perché ho un gilet giallo. Perché sono un brutto infame, questa è premeditazione. Allora, il proprietario mi aveva detto che alle 6 sarebbero arrivate le persone per le pulizie e di fare occhio. In realtà non farò occhio, perché sono le 5:31, tra poco arriveranno, e il mio piano è quello di fingermi un ladro. Toglierò il sacchetto dall'immondizia di dentro e mi fingerò un ladro con il sacchetto. Poi ovviamente gli dirò subito che stavo facendo delle riprese per il proprietario. Se non ci credono, gli farò vedere i messaggi, al massimo e dico chiamatelo. È nata così, ne approfitto anche poi per smammare via. Siete sbirri per caso? No. Ok, perfetto.
Pensavo questi sbirri. Ah, prego, prego. Prego, prego. Anch'io sono. Faccio una sorta di impresa di pulizie. Stavo svuotando un po'. Ma chi ti ha aperto? C'era una finestra aperta. Perfetto, appunto. Un po' di palle le ho prese, adesso le metto su eBay. Grazie mille. C'era una videocamera lì. Vi chiedo ancora scusa per avervi spaventata alle 6 di mattina. Poi non sono presentabile, sono 24 ore che si sveglio. Nemmeno noi. No, voi sì, voi sì. Però mi avete aperto e posso uscire adesso. Sì, adesso puoi andare. Posso uscire via. Ciao. Ve lo lascio a voi. Ciao. Una cosa strana è che io di questa notte 3 ore non me le ricordo. Zero totale, vuoto, buio. Che sono. You spin my head around right round when we go down when we go down.